settembre 2013, Gianni Colacione per Libri TV. Siamo qui ai piedi della scalinata del Campidoglio, come si può notare, e incontriamo Mina Welby insieme ad altre persone, sono tutti quanti disabili, ma non solo a loro. Che cosa sta succedendo, Mina? Sì, dovrebbero essere qui anche semplici cittadini, perché quello che facciamo noi non è soltanto per la disabilità, ma proprio che adesso dove c'è tanta crisi è tutto quanto in subbuglio, le famiglie non hanno di che vivere, finiscono le loro risorse ancora prima di prendere la nuova paga. E io non parlo soltanto per questi, ma molto particolarmente per i disabili e le famiglie dove sono disabili, perché anche la nuova legge di stabilità, anche se hanno detto che non tolgono nulla alla sanità, però l'assistenza domiciliare, la domiciliarità viene messa veramente in crisi, perché una persona come lei, per esempio, non può stare sola a casa. Io non avrei potuto lasciare solo Pier Giorgio. Io sono rimasta a casa, non ho lavorato, abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto altro. Un'altra cosa che vorrei dire è anche questo, che dovrebbero essere aiutati e integrati, perché c'è il terzo articolo della Costituzione che dice che tutti i cittadini sono uguali nella loro dignità, di qualsiasi estrazione sociale siano e di qualsiasi modo di vita possono vivere. Quindi anche un disabile ha la stessa dignità come una persona che è abile al lavoro, è bravissimo, un grande manager, anche un disabile ha la stessa dignità come lui. E credo che l'inserimento anche con un lavoro, un disabile può essere non soltanto utile, ma indispensabile per la società, perché darebbe alla cittadinanza, alla gente nell'insieme, una visuale nuova della libertà, del modo di vivere e essere anche loro integrati in un mondo che nessuno vuole conoscere, nessuno vuole vedere. Questa è una cosa che il sindaco può aiutare a fare, perché c'è anche la legge del 1998 che ha il progetto del lavoro per i disabili, ma sono appena l'8% impegnati nel lavoro. Per gli altri tante volte non c'è proprio posto. Non c'è posto, ma non perché non ci sono posti, ma perché non li vogliono, preferiscono pagare la multa al posto di dare lavoro. Grazie Mina. E poi un'altra cosa ancora. Il sindaco, per integrare tutti i cittadini in una città che è una città di turismo, di grande turismo, una città europea, Roma Capitale, è vergognoso che non ci siano gli scivoli per i disabili, che possano andare dappertutto, che possano prendere l'autobus, che possano andare al Foro Romano. Adesso qualche cosa lì è stato fatto, ma non ancora tutto. Queste cose devono cambiare, assolutamente. Grazie mille. E quindi questo non è solo l'associazionismo della comunicazione, ma è il volontariato di Francesca. Qualcuno anche di delle persone che sono intervenute, come ti chiami? Io mi chiamo Mina Barlam e sono la sorella del presidente della Fish Lazio, Dino Barlam. E questa manifestazione è stata voluta dopo ripetuti tentativi che le associazioni e le persone disabili hanno fatto con la giunta comunale, con il Campidoglio e quindi con Marino stesso, rispetto ad un taglio a dei tagli che sono stati fatti ai servizi sociali, in particolar modo all'assistenza domiciliare sia diretta che indiretta. È stata fatta dalla giunta precedente una delibera, la 355, che praticamente può essere considerata una delibera di macelleria sociale ed eutanasia di Stato per i disabili, in quanto taglia i fondi del 50%, anche alle persone gravissime, come posso essere io in situazioni proprio estreme, ma tante altre persone, praticamente danno un contributo
contributo che non permetterà a nessuno di noi di poter vivere una vita, quantomeno una vita dignitosa. E quindi siamo qui proprio per manifestare il blocco, diciamo, dell'assistenza sociale alle persone più deboli, anche perché ultimamente con i tagli che sono stati fatti non ci sono le risorse per poter pagare anche diciamo, sia le cooperative e sia gli assistenti, tant'è che alcuni municipi non hanno avuto i soldi per poter pagare diciamo, l'assistenza sia per le cooperative che per gli assistenti personali già da giugno praticamente. E quindi questa è una cosa che ovviamente va anche contro la qualità del servizio, perché laddove un assistente non viene regolarmente pagato, ovviamente o si blocca l'assistenza o comunque non dà un'assistenza che è qualificante. E quindi niente, il sindaco Marino, siccome aveva nella sua campagna elettorale promesso di stracciare questa delibera, oggi siamo praticamente già sono passati diversi mesi e non l'ha fatto. Noi chiediamo al sindaco Marino, che abbiamo votato perché abbiamo creduto in lui, di attuare questa cosa, perché non si può permettere, cioè, di mandarci praticamente allo sbaraglio e di non farci vivere, perché non è una vita che ogni mattina si chiede: mi alzerò, potrò mangiare, potrò andare al bagno, perché questa è la realtà. Cioè, non stiamo parlando di una qualcosa che ci elargiscono perché è un privilegio, al contrario dei nostri politici. Questa è sussistenza, è vita, e non vogliamo una parentesi di vita. Noi vogliamo una vita, la nostra vita, come tutti gli altri, perché la nostra vita non si può risolvere soltanto con qualcuno che pietosamente ci viene ad alzare e ci viene a dare da mangiare, ma come precedentemente ha detto Mina Welby, la nostra vita è fatta di relazioni sociali, è fatta di inserimento lavorativo, e quindi dobbiamo continuare, vogliamo continuare a vivere questa vita che ci siamo faticosamente costruiti, e noi non permetteremo né a Marino e né a nessun altro di toglierci questa vita, perché lui e sono contro l'eutanasia, ma l'eutanasia che stanno praticando il governo insieme a Marino è un'eutanasia di Stato. Io mi rivolgo anche a Papa Francesco, lui che è molto sensibile, cioè se veramente pensa che noi disabili abbiamo dignità di persona, intervenga su questo scempio, perché è uno scempio e una vergogna. Grazie. Grazie.